Audio Jungle. Buonasera e bentornati sul canale 14 del Digitale Terrestre 514 in HD negli studi di TV6. Oggi è la prima puntata di una nuova trasmissione della WISP Abruzzo Molise, nata da un'idea di Alberto Carulli. E in questa trasmissione noi parleremo del mondo WISP, di qual è la mission della WISP, i suoi scopi, finalità e i suoi settori di attività. Quale primo ospite, e non poteva essere diversamente di questa nostra prima puntata, abbiamo il nuovo presidente del Comitato regionale della WISP Abruzzo Molise, dottor Silvio Luciani. Benvenuto Silvio. Buonasera a tutti, grazie. Ben rivisto, benvenuto e ben rivisto, noi ci vediamo abbastanza spesso. Allora, senti Silvio, tu e da tanto ora sei stato eletto presidente da un paio di mesi nel Comitato regionale della WISP Abruzzo Molise, però sono tanti anni che vivi il mondo WISP e operi all'interno di questo mondo WISP. Qual è stato, diciamo, il motivo o il momento nel quale nella tua vita ti sei avvicinato a questo mondo? Da quanto tempo ci sei? Allora, il tempo preciso non lo ricordo, però saranno circa 20 anni che milito nei campionati di calcio organizzati dalla WISP. Il riferimento è quando c'era come squadra di calcio la Caritas e io stavo svolgendo il servizio civile. Da quel momento ho conosciuto il mondo WISP. Ne sono rimasto folgorato e ho avuto anche la fortuna di conoscere il mio predecessore Alberto Carulli, che mi ha fatto sempre di più innamorare del mondo, mi ha coinvolto anche dal punto di vista professionale, facendo la mia professione commercialista, mi sono avvicinato anche dal punto di vista contabile e fiscale alla WISP, curandola da tutti i punti di vista, e il tutto è culminato poi con la sua scelta per me farmi fare il presidente della WISP, e lo ringrazio tanto. Dopo i suoi lunghi 16 anni al comando e facendo ottime cose in questa associazione. Ecco, hai appena nominato il predecessore, presidente predecessore che ti ha preceduto, Alberto Carulli, e soprattutto un tempo molto lungo, 16 anni. Come hai detto tu, è stato presidente per 16 anni, quindi per 4 mandati consecutivi, oltre i quali non è che lui è stato sostituito, oltre i quali non si poteva più fare e quindi è stato necessario questo cambio di passo, però è anche vero che lui praticamente non ha creato ma ha raccolto quasi in fasce questa associazione, perlomeno qui in Abruzzo, e l'ha allevata, custodita, nutrita, fatta crescere a dei livelli che sono di un tutto rispetto. Com'è prendere questa eredità? È molto pesante. In solo questi 2 mesi mi sono reso conto di tutte le cose che praticamente bisogna fare e che con molte difficoltà cerco di portare avanti, anche grazie all'aiuto suo, che oggi è il segretario comunque generale della WISP, e grazie all'aiuto dell'intero consiglio, anche del tuo vicepresidente, perché veramente senza proprio dirlo
ogni sabato e domenica impegnati, oltre al fatto di lavorare durante la settimana per preparare gli impegni nel weekend. E ci troviamo in un periodo in cui, diciamo, tra virgolette, per sfortuna è un po' tutto fermo per il Covid. Figuriamoci quando si partirà. Non so Alberto veramente come poteva fare tutto, non lo so veramente, sinceramente. Molto difficile essere presente sempre, riunioni, eventi, veramente difficile, però cercherò di farlo nel miglior modo possibile. Cercando di ottenere gli stessi o perlomeno mantenere gli stessi risultati fatti da lui, incentivare se possibile qualche situazione qui di nuovo, di qualche attività nuova, visto che adesso si vede molto il padel, vediamo se di riuscire a fare affiliare associazioni che praticano il padel, le vendite del padel, e poi far ripartire con la speranza che c'è e che si sente in questi ultimi giorni tutto il mondo sportivo, grazie forse a un piccolo sblocco che il governo Draghi ci ha dato. Beh, effettivamente, secondo questi ultimi provvedimenti, dal 26 ci saranno delle riaperture, insomma, saranno riaperture un po' calmierate, però dovremmo più o meno cominciare pian pianino a rientrare nella normalità. Allora, tu, in qualità di presidente, quali progetti o quali idee hai, ovviamente anche alla luce e nell'ottica di queste riaperture che andranno poi avanti a step, ovviamente? Sì, io non sto facendo altro che portare avanti i progetti che comunque Alberto aveva già sul tavolo e che stavano partendo e comunque dovevano essere portati avanti, quali quelli della formazione. Tanto è vero che adesso nel fine settimana faremo un primo evento di formazione a livello dei nostri dirigenti delle attività, dei vari settori. Poi comunque io ho un sogno che l'ho condiviso anche con Alberto, non so se dopo sarà realizzabile perché stiamo avendo dei contatti, quello di poter realizzare un impianto WISP. Vediamo se si combinano tutta una serie di risultati e di varie situazioni per poterlo realizzare, tanto il mandato comunque è di 4 anni, non è di poco, quindi i tempi ci sono per poterlo fare, speriamo, e lasciare questa bella cosa alla WISP e quindi a tutti gli associati WISP, fondamentalmente. Silvio, ora ti chiedo una cosa particolare, vediamo un po'. Sì. Mentre tu sei bravissimo e abilissimo nell'individuare e nel reperire quella che è la parte logistica, strutturale, progettuale, eccetera, quindi prima parlavi di questa idea, di questo progetto di creare un centro WISP, quindi è una cosa veramente un progetto importante, sia come progettualità ma anche poi come finanziamento, cioè rinvenimento dei finanziamenti e tutto il resto. Però tu sai bene che per fare anche tutte queste cose c'è bisogno di una rete di rapporti relazionali e tu per carattere sei un po', come dire, sei un pratico, sei un pragmatico, giusto? Come farai con questa parte? Cioè, come farai a curare bene anche questa parte? Avevo lasciato questa parte, diciamo, da far curare ancora al segretario e al vicepresidente della WISP, in che caso sei tu. E dopodiché, io ritengo sempre che un team porti al risultato, non la singola persona, quindi a ognuno i suoi compiti e quello che giustamente sa fare di più. Non tutti siamo bravi in tutto. Quindi io ho delle forti carenze dal punto di vista, non dico relazionali, però sono molto pragmatico, quindi giustamente faccio quello che è mio, non vado
oltre perché so che ognuno ha delle capacità migliori da poter fare. L'importante è realizzare l'obiettivo. L'obiettivo penso che sia comune e condiviso da tutti quanti, quindi questa è la cosa principale da fare. Senti, proprio perché parlavi di un lavoro di squadra e sicuramente oramai se non si lavora in squadra e se non si crea la giusta sinergia in modo da valorizzare tutte le figure o comunque da premiare un po' quelle che sono le attitudini personali di ognuno, è difficile portare avanti dei progetti, soprattutto dei progetti che hanno una certa estensione e una certa importanza. Questo nuovo direttivo che si è appena insediato, per quel po' ovviamente che tu hai potuto conoscere, ti sembra che possa lavorare in maniera abbastanza sinergica? Il consiglio è fatto di elementi tutti eccellenti, a partire sempre, lo ripeto, da te, vicepresidente, Cinzia Mazzocco, Barbara Diodato, cioè, non li nomino tutti perché comunque è inutile fare i nomi, però fondamentalmente sono tutti professionisti. Conoscitori dell'ambiente e tutti sono veramente eccellenti. Ricordo che sono comunque stati messi tutti insieme dopo dovute tante analisi e conoscenze da parte di Alberto, che quindi ha rivisto, secondo me, nel miglior modo possibile questo consiglio, tenendo conto anche del fatto che questo consiglio, anche se ne parlava già da tempo, almeno sulla mia figura, da più di 2 anni. Credo che questo consiglio sia nato comunque durante il periodo del Covid, quindi Alberto ha analizzato gli elementi giusti per una giusta ripartenza del mondo WISP, perché comunque quest'anno è stato drammatico per tutto il mondo sportivo. Parlando di sport in questo momento, quindi credo che ci troviamo proprio di fronte a una situazione di ripartenza. Lui ha scelto le persone, e me lo auguro, giuste, perché per quello che ho visto e conosciuto sono tutti abili, per ottenere il massimo che si possa ottenere dopo, per una ripartenza e ritornare a quei livelli pre-Covid, fondamentalmente, che si erano raggiunti con la WISP in Abruzzo. Senti Silvio, anche grazie agli incontri che hai cominciato a fare a livello nazionale, perché è stato anche appena eletto il nuovo presidente nazionale della WISP, Tiziano Pesce, e così si è formata la nuova giunta nazionale, eccetera. Come WISP e come comitato territoriale della WISP, in accordo ovviamente con le linee guida della WISP nazionale, che cosa si può fare? Cosa può fare la WISP per andare incontro alle società, alle associazioni sportive, insomma. Allora, io ho ascoltato già per ben 3 riunioni il presidente nuovo della WISP nazionale. Ci sono forti programmi di investimento, considerando che sono tante le risorse a disposizione della WISP a livello nazionale per aiutare le associazioni affiliate. Sicuramente si sta studiando il metodo per poterle aiutare, perché si vuole evitare di fare una pioggia di aiuti minimi che non avrebbero senso, come quello che per fortuna comunque ha fatto l'Agenzia delle Entrate con le 1.000 euro, 2.000 euro, ma sono cifre veramente alquanto ridicole. Invece si vuole fare qualcosa di più sostanzioso e permettere alle associazioni di andare avanti e di, con nuovo vigore, ripartire alla grande. È una scelta che giustamente dipende dal nazionale. Io, neo membro, posso solo ascoltare e dire la mia, ma non è che purtroppo posso influenzare le scelte Va bene. di
personaggi che stanno sopra da tanto tempo, fondamentalmente. Quindi aspettiamo, però ci sono buone cose per il mondo WISP, anche a livello regionale. Ok, va bene. Ti faccio una domanda, mi devi rispondere con un sì o con un no o con un non so, perché siamo in chiusura, abbiamo finito il tempo. Ti chiedo un bilancio nei tuoi primi più o meno 70 giorni dalla nomina. Positivo, negativo o non so? Positivo. Bene, basta così, ci accontentiamo di questo. Allora, grazie per essere intervenuto, aver partecipato al nuovo presidente del Comitato regionale della WISP Abruzzo Molise, il dottor Silvio Luciano. Grazie a voi che ci avete seguito da casa e ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di WISP Sport per tutti. Audio Jungle. Audio Jungle.